Oggi voglio fare un video un po' diverso dal solito, ma che comunque credo sia coerente con i temi che tratto all'interno del mio canale, perché va ad influire direttamente sull'economia e quindi sull'andamento degli investimenti miei e di migliaia di altre persone. Sto parlando chiaramente dell'escalation in Ucraina, che nelle ore in cui registro questo video rischia di portare allo scoppio di una nuova guerra in Europa dopo quasi 70 anni. La Russia ha infatti riconosciuto l'indipendenza delle due regioni ucraine del Donetsk e del Luhansk e ne ha subito ordinato l'occupazione militare, dicono loro, per mantenere la pace. Sto registrando questo video il 23 febbraio, ma non so ancora quando uscirà, quindi sicuramente nelle prossime ore la situazione sarà progredita in un modo o nell'altro. Però intanto cerchiamo di capire un po' il contesto e poi vediamo che impatto sta avendo questa situazione sull'economia mondiale. Le tensioni tra Russia e Ucraina non nascono oggi, ma già nel 2014 Putin aveva annesso unilateralmente un'altra regione ucraina, la Crimea, e questa annessione aveva poi portato proprio le altre due regioni filorusse del Donetsk e del Luhansk a dichiararsi indipendenti dall'Ucraina, indipendenza che però non era riconosciuta da alcuno Stato appartenente alle Nazioni Unite fino a quando lo scorso 21 febbraio la Russia ne ha riconosciuto l'indipendenza, chiaramente però come pretesto per occuparle militarmente. Il motivo per il quale la Russia decide di entrare in queste due regioni e quindi giuridicamente sul territorio ucraino è ufficialmente per evitare che l'Ucraina entri nella NATO e che quindi vengano create nuove basi militari atlantiche vicino ai suoi confini, ma probabilmente i veri interessi russi sono per le grandi riserve carbonifere che questa regione dell'Ucraina orientale ha da offrire. La questione sarebbe in realtà molto più complessa e richiederebbe un'analisi molto più approfondita, ma lasciamo per un attimo da parte la geopolitica per arrivare a capire che impatto sta avendo questa crisi sull'economia. La Russia è ad oggi il principale esportatore di gas in Unione Europea, con oltre il 36% del totale, e il 40% dei condotti di gas russo verso l'Europa passano proprio dall'Ucraina. Inoltre, sempre dalla Russia, l'Europa compra il 25% del proprio petrolio e il rischio di perdere questi due asset fondamentali, insieme all'ipotesi di ulteriori sanzioni verso Mosca, sono il motivo per cui il costo del gas e di conseguenza il prezzo dell'energia elettrica in Europa sono schizzati alle stelle nei primi mesi del 2022. Inoltre, insieme a questi fattori, i timori di una guerra imminente al centro dell'Europa spaventano i mercati azionari, influendo negativamente sugli indici europei e affondando ancora di più anche i mercati americani che già da inizio anno hanno risentito pesantemente della decisione della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse per contrastare l'inflazione che negli Stati Uniti ha superato il 7,5%. Infine, anche il mercato cripto ha risentito nelle ultime settimane di una forte flessione, ancora una volta a causa del governo russo, che prima ha proposto di vietare completamente l'uso di Bitcoin e delle altre valute digitali perché rappresentano una minaccia alla stabilità finanziaria e alla sovranità della politica monetaria locale, salvo poi ritrattare e proporne la regolamentazione. Infine, alla notizia del mancato accordo sulle cripto all'interno del governo russo e al complicarsi della situazione in Ucraina, il mondo cripto ha avuto un ulteriore crollo. Insomma, come sempre, l'incertezza spinge i mercati in rosso e i timori per una nuova possibile guerra stanno influendo, come è già successo diverse volte negli ultimi decenni, in maniera estremamente negativa sull'economia. Abbiamo però anche visto come storicamente, dopo le incertezze iniziali, ci sia sempre stata una ripresa più o meno rapida. L'auspicio però è sempre che le tensioni rientrino il prima possibile e che si possa evitare un'altra stupida ed inutile guerra. Chiaramente poi la tela di questa crisi militare è molto più intricata e le conseguenze sociali ed economiche sono ancora tutte da valutare. Spero però che questo breve video, un po' diverso dal solito, sia comunque stato di vostro interesse e se così vi chiedo di supportare il mio canale lasciando un bel like. Fatemi sapere nei commenti se volete ulteriori approfondimenti o altri video di questo tipo. Nel frattempo però vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella per non perdervi i prossimi video. Vedremo poi alla fine di questo mese quale sarà stato l'andamento complessivo dei mercati nel mese di febbraio con il video mensile sull'aggiornamento dei miei investimenti. Nel frattempo però, se ve lo siete persi, vi lascio qui il video relativo al mese di gennaio.